Sostanzialmente in questa fase centrale sono a braccetto, ma la Lube ha avuto anche un vantaggio di 4 punti che Trent è stata brava a recuperare. Lucarelli forte, palla sul net, palleggia Wantorena, De Cecco, primo tempo. Bravo, di Simone. Anzani, molto ben giocato, colpo in diagonale chiuso da Anzani in sicurezza, non potente ma estremamente preciso, 18-17, tocca a Ioan Di Leal. Ora bisogna incrociare nuovamente le dita e sperare che Leal riesca a trovare una serie in battuta, sì, perché sul corpo a corpo Trento è sempre pericoloso. Sì, sul gioco sporco diciamo che su 5 azioni 4 ne vincono loro se giochi sporco, e noi dobbiamo giocare la nostra pallavolo. Ricezione di Lucarelli perfetta, Abdelaziz spinge il pallonetto e trova il punto, anche se l'alzata di Giannelli non è che fosse tutto questo granché, palla un po' sporca che girava, sì, peraltro, però bravo Nimir Abdelaziz. Osmani si lamenta del tocco di Abdelaziz, secondo me tutto sommato era un tocco legale, non era ancora un tocco illegale. Questi giocatori sono così alti che sembra sempre facciano fallo d'accompagnata, ma secondo me non era così clamoroso. Due cambi ora, uno per parte, fuori Leal, dentro Marchisio in seconda linea per la Lube, fuori Cortesia, dentro Podraskanin per Trento, il centrale serbo andrà subito a servire, forte ma in rete, errore per Podraskanin che è rientrato e a freddo ha avuto subito l'incombenza della battuta ma ha tirato in rete. Chissà se Angelo si sta chiedendo se avessi lasciato Cortesia, perché questa sera Podraskanin era stato anche sostituito nel set precedente e non ha un bellissimo rapporto con la battuta. Ora servizio corto di Anzani e c'è una palla alzata da Giannelli. Questo è fallo tutta la vita. Veramente al limite. Questo è fallo tutta la vita. Questo è fallo tutta la vita. Veramente. E arriva il giallo a chi? A Osmani. Il giallo a Osmani? Ah, ok. Che è andato a protestare in maniera forse troppo veemente. E fallo tutta la vita questa. Sì, beh, è stata una ricezione di Lucarelli a terra. Con una mano, tanto via, ma i tocchi sono stati due. Cioè, per me è fallo tutta la vita. Sì, un fallo di doppia a sacrosanto. 19 pari. Graziato in questa circostanza l'alzatore della nazionale, Simone Giannelli. Serve Nimir Abdelaziz per Trento. Forte, arriva l'Eis. Ace per Abdelaziz, 20-19, era proprio quello che noi temevamo. Chissà se passare a 4, visto che abbiamo Kamil, chissà se passare a 4 non possa essere una buona opzione per coprire un po' di più il campo. Intanto Blengini chiama time out per cercare di spezzare il ritmo Abdelaziz al servizio. Come volubile questo sport, no? La palla di Giannelli ti avrebbe portato 20-18 ed ora sei sotto 20-19. È uno sport che da questo punto di vista ti fa subito male quando fai errori, perché immediatamente si può generare la situazione che poi è come nella briscola, se c'è il carico, insomma, hai sopra subito il carico. Assolutamente. Ecco. È un volley difficile, vita incerta, felicità a momenti. E futuro. E Abdelaziz in battuta. Se vi volete divertire a vedere qual è la citazione musicale, insomma, poi magari ve la diremo. Scriveteci su Facebook se l'avete indovinata. 20-19 Trento in questo quarto parziale. Lube che deve stringere i denti, avanti 2-7-1, ma c'è Trento in vantaggio 20-19, c'è Abdelaziz in battuta per la formazione di Lorenzetti, deve ricevere De Cecco, bagherone di Balaso, l'attacco di Wantorena murato out dopo l'alzata in bagher di Balaso, 20 pari, Lube che si salva, tiriamo un sospiro di sollievo perché Abdelaziz è indiscutibilmente il cliente più difficile per la linea di ricezione biancorossa. Ora Luciano De Cecco, 20 pari, arrivo in volata anche in questo quarto parziale. Totò Rossini, ricezione Giannelli, l'attacco di Srećko Lisinac che non sbaglia, tesa al centro servita da Simone Giannelli per il centrale serbo e siamo 21-20. Dobbiamo Coy. Fare cambio palla su Coy, che è in battuta una mina vagante, perché può come fare errore, come farti ace, non è così costante ma è sempre molto molto pericoloso perché ha un gran braccio. Di Coy va a servire, forte, ricezione di Marchisio, va a Wantorena contromano ad attaccare, la palla sarebbe uscita, la raccoglie però De Cecco, ci riprova Osmani, murato out da Lisinac,
fa il punto due volte Juan Torena. De Cecco distinto, ha raccolto il pallone respinto dalle mani del muro di Lisinac. Io sono anch'io convinto che sarebbe terminato out, ma De Cecco era lì e non se l'è sentito di lasciarla. Ora abbiamo una sequenza di battitori che è Osmani, Simon, Kamil, e qui dobbiamo chiudere il set. Qui dobbiamo andare a chiudere il set. Non c'è storia, ce lo devi fare adesso. 21 pari, Osmani Juan Torena in battuta, corpo a corpo tra Civitanova e Trento in questo quarto parziale, spalla a spalla, 21 pari, capitano Juan Torena per i biancorossi, va a servire in salto forte la ricezione di Trento sbagliata, poi c'è una free ball nuovamente per Trento con Lucarelli che insomma... E questo per me è fallo. Questo per me questo è un fallo di fallo. Accompagnata, sì. Questo per me è fallo. Perché? Questo è fallo. Sì. Questo per forse me è un fallo di accompagnata e ti spiego qual è la mia questo interpretazione. Per perché lui, la palla è dietro la testa. La palla è dietro la testa, è saltato in anticipo, questo stava scendendo, non sarebbe più arrivato a prenderla e l'ha accompagnata tirandola giù. Per me tutta la vita anche questo è fallo. Per questo me questo è fallo. Clamoroso, clamoroso. 22-21. 22-21, serve Lisinac, forte, Balaso, ricezione brutta, ci mette una pezza De Cecco, va ad attaccare Leal, la difesa proprio di Lisinac, Giannelli per il primo tempo di Podrashanin e la mette giù, Marco Podrashanin, 23-21, Trento è sempre lì, ora avanti di due punti, Chicco ha esaurito i time out a sua disposizione e quindi ora... In realtà non ha quasi neanche più cambi se non qualcosa a muro. Ne ha fatti 4, esatto. Ora Lisinac ancora in battuta. Forte Lisinac su Juan Torena, si deve spostare De Cecco, alta in 4 per Leal, muro di contenimento della formazione trentina che può andare a contrattaccare con i Mirab Abdelaziz, Murato, la copertura di Coi, Giannelli rovescia ancora il palleggio per Abdelaziz che si schianta sul muro di Ioandi Leal. Questo è un muro di capitale importanza perché fa respirare la Lube, 23-22 Trento. Ora credo che ci sarà un cambio nelle fila della formazione ospite. C'è infatti dentro con la maglia numero 24 Carlo De Angelis. E poi fuori in ricezione. E poi fuori in ricezione, il suo posto viene preso da Totò Rossini, fuori Lisinac e dentro De Angelis per cercare di fronteggiare l'1-2 al servizio della Lube con Simon prima e Riclischi poi. Vediamo Roberlandi Simon, un punto da recuperare per la Lube, Simon in salto, forte, la tiene in qualche modo Lucarelli, Giannelli per Lucarelli, la palla sarebbe uscita, distinto Juan Torena ci mette un braccio e la palla cade a terra, 24-22, palla set Trento. E ce ne sono due a disposizione per la formazione capitanata da Simone Giannelli che ora andrà a servire la prima sul servizio del palleggiatore della nazionale italiana, poi la Lube se riuscirà ad annullarla servirà e dovrà mettere una pezza sulla fase di ricezione punto di Trento, ma un punto alla volta. Seguiamo prima il servizio di Simone Giannelli, 22 Lube 24 Itas, forte Giannelli, ricezione di Leal, chiamato ad attaccare da Luciano De Cecco, Ioandi Leal, 24-23, sale in cielo Leal e la va a mettere giù, prima palla set annullata, ora c'è Riclischi in battuta, fuori De Cecco, dentro Diamantini, alza il muro, Chicco Blengini, solito schema per Osmani che farà il palleggiatore nel caso che ci sarà la rigiocata. Solito schema per Lorenzetti invece che mantiene sempre la linea di... Ma cosa ha fatto la Lube? E anche Diamantini che se l'è tenuta, Diamantini l'ha tenuta, Diamantini Anzani. Incredibile, ora il tempo di Lorenzetti sul 24 pari, Lube che esce da una situazione scomodissima perché c'era la ricezione di Rossini, era buona e sull'attacco di Nimir Abdelaziz la palla è stata tenuta in gioco e poi Leal con un pallonetto morbido l'ha messa giù. 24 pari, Lorenzetti chiama tempo, non è finita. No, non è finita, la Lube è viva, la Lube ci sta, ci prova.
e andremo punto a punto, e abbiamo adesso bisogno dei nostri migliori schiacciatori, perché è un momento in cui la palla potrebbe giocarsi parecchio e è facile che le azioni vadano a finire con la palla alta, per cui abbiamo bisogno di lucidità da parte degli schiacciatori. E ne abbiamo uno in pari. Più. Loro non hanno coi in campo, ne abbiamo uno in più. Loro, Trento non ha coi in campo e una sostanzialmente anche una soluzione in meno, che è la pipe comunque di coi, esatto. Coi la sa tirare peraltro anche abbastanza bene, e questa è una rotazione dove Abdelaziz in 4, insomma. Abdelaziz in 4, Lucarelli contro mano, rotazione non comodissima per tutto Trento. Tutto ci può dire male, ma insomma, essere arrivati qua è comunque esatto. Un vantaggio. Riclischi serve forte su De Angelis, perfetta la sua ricezione, il primo tempo di Podrashanin, la difesa di Balaso, Leal va a contrattaccare, Murato in campo da Lucarelli, chiudiamo dal suo compagno di nazionale. Contro Murat 3 chiudiamo troppo i colpi. Qua si è andato a schiantare su Lucarelli, ora rientra in prima linea Coi sul servizio di Riccardo Lucarelli, terza palla set per Trento. La serve Riccardo Lucarelli. Battuta in salto per il brasiliano, molto potente, e la palla arriva nella zona di Juan Torena, la ricezione di Juan Torena in tribuna. 26-24 Trento, la chiude Lucarelli, la chiude al servizio Riccardo Lucarelli e sarà tie break. Sì, dispiace e non è certamente un attenuante, perché abbiamo tutte le forze per battere Trento e per essere superiori, però dispiace per le due sbavature degli arbitri, perché secondo me hanno un po' sbilanciato le sorti di questo set. Una delle due, quella di Lucarelli, secondo me è addirittura più grande di quella su Giannelli. Quinto set, l'avevi pronosticato, cioè. L'avevo pronosticato, ma in cuor mio volevi di no, un po' tutti volevamo di no. In cuor mio diciamo che speravo di sbagliarmi, ma insomma, ecco, ultimamente purtroppo nei pronostici ci sto prendendo. E allora, a Bologna avevo fatto una scommessa con un caffè con Fabrizio Pasquali, pronosticando il 3-1 della Lube, e ancora devo riscuotere. Infatti Sonia Emiliozzi, la segretaria generale plenipotenziaria della Cucina Lube, è venuta prima della partita e ha detto: ma l'hai riscosso o no questo caffè? È che i bar sono chiusi. E quindi mi è un po' complicato. Avevo pronosticato una soluzione a tie break in gara 1, si è verificata. Adesso però chiaramente qui saranno, insomma, c'era una vecchia pubblicità dei televisori, non diciamo la marca, no? Questione di sfumature, ecco. Esatto. Io credo che sia una questione di sfumature adesso, perché sì, Trento sì. Senza ombra di dubbio, e lo avevamo detto poi anche con Angelo Lorenzetti nel prepartito, una squadra in salute, in fiducia. Un paio di difese incredibili ma anche fortunate. Un paio di decisioni arbitrali, adesso non diciamo sbagliate, ma quantomeno discutibili, dai. Sì, sì, comunque sì, sì. Tutto ha fatto gioco e ha consentito a Trento di comunque di far su il quarto set. Io però pongo anche l'accento sul fatto che il contrattacco del 25-24 ce l'ha avuto a disposizione la Lube. Leal forse si è lasciato ingolosire, peraltro va anche detto che è stato lui a fissare il punto del 24 pari con un bellissimo pallonetto, però quella palla lì forse andava gestita un pochino diversamente. Molti contrattacchi, stavo per dire un po' tutti, ma molti contrattacchi li abbiamo gestiti in maniera un po' frettolosa. Dopo ovviamente vedremo poi anche con l'ausilio delle statistiche se la sensazione che abbiamo avuto è la stessa, cioè che la Lube secondo me in contrattacco abbia ricominciato a faticare un po'. Ora, differente ovviamente i due cambi di campo con Blengini che parla con tutta la squadra, Angelo Lorenzetti inginocchiato, Con i titolari, la bagnetta in mano, io diciamo a naso credo che ripartirà con Coi. Sì, secondo me sì. A naso ripartirà con Coi, questo chiaramente dà... Anche perché non siamo stati in grado, chiariamo un aspetto, Coi non gioca in questa squadra pur essendo più forte di Micheletti in attacco, perché in seconda linea è certamente più debole, quindi non viene fatto giocare per questo motivo. Tu devi essere bravo a farlo saltare per aria. Se tu non lo fai saltare per aria, lui lo tiene in campo. Sì, perché Micheletto, come abbiamo detto in apertura di Radio Cronaca, è giocatore nato come libero, di grande prospettiva, ai recenti europei juniores di categoria ha vinto praticamente
possiamo dire, no, per acclamazione quasi, il titolo di miglior giocatore. Non c'è stato forse nemmeno bisogno neanche di votarlo, perché la partita persa in finale 3-1 con la Russia ha fatto 30 punti da solo, sì, quindi sì, insomma, sì, lasciamo stare. Micheletto non si discute, forse uno dei giocatori da cui la nazionale italiana ripartirà nei prossimi anche in prospettiva giochi olimpici, non questi ma chiaramente i prossimi, che si giocheranno, si presume, nel 2024. Sono arrivate le statistiche del quarto parziale e si verifica la cosa che è capitata anche negli altri parziali, vale a dire Trento che attacca meno bene sostanzialmente, 47 contro 53, ma riesce sempre ad avere... Se guardi le statistiche ha vinto la Lube. Perché questo è il bello e il brutto della pallavolo. Ora inizia il tie-break, non abbiamo dato la linea alla regia, facciamo tutta una tirata, si inizia con il servizio di Abdelaziz in rete e questa è la maniera migliore di iniziare, perché Abdelaziz, il battitore peggiore sicuramente per la linea di ricezione biancorossa, sbaglia e quindi la Lube che ottiene il primo punto e va a servire con Luciano De Cecco. Ha inizio il quinto set che deciderà questa gara 1 della semifinale playoff scudetto. Abdelaziz va ad attaccare, sfonda il muro di Guantorena, primo punto anche per Trento, con l'opposto olandese che si fa perdonare l'errore in battuta e manda a servire Coy. Ha deciso di partire Lorenzetti subito con i carichi pesanti, sì, 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 al sì, servizio, sì, perché mette in rotazione, mette in sequenza Abdelaziz, Coy e Lisinac. Io non so, devo guardare come ha girato il sestetto rispetto ai parziali precedenti. Errore anche però, per Coy. Però se li mette così li... No, che poi sono due errori bruttini, eh. Bruttini, metà rete, errori brutti. Invece Chicco ha preferito fare il primo break con il muro a 3, avere più rotazioni possibili a 3, quindi è partito P2 per poi andare subito con tutte le rotazioni con il palleggiatore seconda linea. Sbaglia anche Guantorena, due pari, 4 punti, 3 errori al servizio, e qui la tensione si taglia un po' col coltello, perché la Lube sa che è importante partire 1-0 sulla serie. Trento che non vince nelle Marche da 7 anni e qua Civitanova ha un record di 17 sconfitte consecutive, sa che per iniziare bene la serie deve espugnare Civitanova anche per una questione psicologica. Ora serve Lisinac a tutto braccio, due pari, riceve bene Balaso, primo tempo di Simon che pianta la palla, praticamente schianta la palla sul polpaccio fasciato di Srećko Lisinac, 3-2. Di nuovo il cambio Lisinac. De Angelis, Coy fuori. Anche questo è un tema. Sì, 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 è il discorso che facevamo prima. Coy non è uno specialista della seconda linea, è balbettante, diciamo, e quindi viene avvicendato addirittura togliendo addirittura un'opzione d'attacco. Ora ricezione brutta di Rossini sul servizio di Simon, va ad attaccare Lucarelli, difende Leal, De Cecco, palla per Leal, murato da Podraskanin, ne ha presi davvero tanti il podke di muri. Io adesso volevo andare a vedere, ne ha presi un po' troppi Leal, ce la faccio, ne ha presi qualcuno di troppo Leal. Podke a quota 4 muri vincenti, io avevo visto insomma che era uno dei migliori della partita in questo fondamentale. Ora Simone Giannelli, siamo tre pari, questo è un muro che fa un po' il paio con quello preso nel contrattacco del potenziale 25-24 nelle battute conclusive del quarto. Ora siamo tre pari con il muro di Podraskanin che dà la parità a Trento, serve Giannelli, salto flot, ricezione brutta di Leal, va ad attaccare in qualche modo Ricliski, è un diagonale difeso da Lucarelli, Giannelli, palla per Abdelaziz che tira un gran diagonale da posto 4, 4-3. Palla da riscaldamento. Palla da riscaldamento, e io francamente mi sarei giocato un euro sulla palla contromano a Lucarelli, invece Giannelli mi ha sorpreso, e ha sorpreso anche il muro della Lube perché ha attaccato a uno. Ha sorpreso tutti e lui ha anche fatto una rincorsa molto molto aperta, era molto incidente sulla rete, ha chiuso sui 2 metri credo nel campo della Lube. La rincorsa da 4 di Limila Abdelaziz incomincia tipo un metro e mezzo fuori dal campo, sì, sì, taglia in diagonale. Abbondante. Ora serve Giannelli forte questa volta, riceve bene Leal, il primo tempo di Andrani. La stava per fare grossa Leal, la stava per fare grossissima. Fortunatamente, perché Podraskanin aveva capito tutto, palla murata è passata vicino al braccio di Leal che l'ha abbassato appena in tempo. D'altronde lì è anche una questione di riflessi. Sì, perché... diciamo però ecco. Ora abbiamo Camille che siamo un po' appesi al suo servizio, però stiamo battendo un po' troppo
Asta. Ora c'è stata stiamo servendo un po' troppo in mezzo al campo, secondo me cerchiamo la forza e per ecco, se ci ha provato, ma la palla è terminata. Anche Chicco gliel'aveva detto, però la palla gli è scesa troppo, però era l'idea giusta secondo me. L'idea era giusta, 5 pari dopo il quinto punto tenuto dalla Lube con l'attacco sparato sull'asta da Nimir Abdelaziz, che da posto 4 insomma non è proprio la sua mattonella preferita. Ora Lucarelli, 5 pari, e questa è un'altra sequenza, un'altra rotazione particolarmente delicata. Vediamo Lucarelli che va a servire, ricezione di Balaso, buona, De Cecco, primo tempo di Anzani, muro di contenimento di Trento, palla raccolta da Abdelaziz, poi va ad attaccare Coi, miracolo di Balaso in difesa, e allora Leal murato out da Abdelaziz, che ancora una volta aveva preso le misure allo schiacciatore cubano. Buon per la Lube che la risposta del muro di Abdelaziz termini out. Ora proprio Leal, autore del punto precedente, va ad attaccare. C'è insomma l'atmosfera in campo è un po' elettrica, vedo che più volte il secondo arbitro va a chiedere calma alle panchine. Ora Leal in battuta, 6-5 Lube, serve un bel servizio, Ioandi Leal forte a tutto braccio, la palla tocca il net, viene ricevuta da Rossini, poi Coi ad attaccare forte, la gran difesa della Lube proprio con Leal, va ad attaccare Wantorena che la tira out. Cercava le mani e questo è comprensibile perché la palla era veramente difficile. Non c'è ovviamente il check perché Wantorena ha cercato chiaramente il terzo di muro per sfruttare le mani del muro di Trento per andare a segno. 6 pari, errore per Wantorena. Al servizio Podraskanin. La scelta era giusta, quella di Wantorena in questo caso, secondo me non si può accusare il nostro schiacciatore. Va ad attaccare con campo aperto Ricrischi, perfettamente smarcato da De Cecco. Senza muro, senza difesa, ha tirato un diagonale in una porzione di campo. Chiuso il cambio Angelo Lorenzetti, ora Abdelaziz. Nella precedente rotazione aveva sbagliato. Dobbiamo fare cambio palla subito. Abdelaziz forte in rete, secondo Chicco, errore per Abdelaziz. Chicco di spalle come ai rigori dei mondiali, non esatto, guardava, ha sentito un rumore nella rete, no? Come quando non guardi il tuo compagno tirare il rigore. Esatto. Ha sentito il rumore della rete, paragone perfetto, tocca a De Cecco, 9-7, Lube nuovamente a +2, Luciano De Cecco a cercare Rossini, Giannelli rovescia il palleggio per Abdelaziz che tira Osmani, non lo vede proprio stavolta, una roncolata pazzesca, 9-8, ora eccolo Micheletto che andrà a sostituire Coi in seconda linea, probabilmente Coi, infatti così è, vuole giocarsi Micheletto per avere ovviamente anche maggior stabilità in... Gli ha detto scusa se ti interrompo, l'hai sentito quando prima Angelo gli ha detto entri e tira tutto braccio.
vediamo... ha chiesto di andare e andare forte. 9-8, d'altronde bisogna, per Trento è necessario prendersi qualche rischio, la Lube ha un mini break di vantaggio, Micheletto forte su Guantorena, si deve spostare De Cecco, contromano per Guantorena che la mette giù, 10-8, Osmani Guantorena mette giù il pallone che riporta i biancorossi sul più 2 e poi va anche a servire Osmani Guantorena. Tanta roba, 10-8. Tanta roba Osmani. Osmani oggi è stato assolutamente un faro, nonostante insomma quel piccolo infortunio. 10-8, forte Guantorena, ricezione buona di Trento, va Bellasis ad attaccare il lungolino, Malaso ci arriva ma la palla cade a terra, si dispera Malaso, colpo in extra rotazione che peraltro non è che gliel'ho visti fare tantissimi a Bellasis. Bravo Fabio, perché Bellasis aveva infilato la palla, a volte ai giocatori si dice lascia una palla fratella asta, e lui aveva proprio infilato in quello spazio, per cui era stato molto bravo Fabio ad andarlo a chiudere. 10-9. Lisinac, battuta in salto per Lisinac, potente ricezione di Lial, difettosa, va ad attaccare Simon Murato, la palla cade a terra, muro di Podraskanin, Balaso distinto, c'era arrivato, ci aveva messo un braccio, poi la palla cade a terra e arriva il tempo per Chico Bengini sul 10 pari. Tempo per Chico Bengini su 10 pari e la prima sospensione dell'incontro, cioè scusami, del tie break, levati i cambi, perché è la prima sospensione discrezionale, non ci sono stati video check. Arriva in un momento delicato perché Trento ha recuperato il mini break di svantaggio. Piccola sbavatura, piccolissimo passaggio a vuoto della Lube in un set che in cui stanno giocando bene tutte e due le squadre, si stanno fronteggiando alla pari e anche utilizzando un po' tutte le armi di cui dispongono alla meglio. Una di queste armi è il time out, Chicco ne approfitta subito per probabilmente lavorare sulla correlazione muro difesa. Ho avuto questa sensazione dalla mimica, però non è detto che. Assolutamente sì, si ricomincia a giocare con Lisinac nuovamente in battuta e Lorenzetti decide di giocarsi la carta Luis Thomas Sosa Sierra al posto di Riccardo Lucarelli in prima linea con Lisinac ancora in battuta. 10 pari, tie break. Lisinac, servizio in salto potente del serbo, ricezione di Guantorena e arriva il punto per Trento, palla che è uscita al di là dell'asta. È De Cecco che è passato all'interno del campo. E non si può. Esatto. Dunque 11-10 Trento. Blengini non si gioca il secondo time out, situazione delicata perché ancora con i servizi di Lisinac la formazione ospite sta mettendo margine. Lisinac ancora tutto braccio, esce. Ci ha dato tanto fastidio Lisinac negli ultimi due set. Assolutamente. Per fortuna credo che non lo rivedremo più dai 9 metri. C'è da auspicarlo. C'è da auspicarlo, perché vorrebbe auspicarlo, nel senso speriamo di vincere il set prima. 11 pari, Simone in battuta per la Lube, fiato sospeso, 11 pari, tie break, Simon forte in rete, errore che non ci voleva, sottolineato anche dal colpo, dal pugno con cui Cormio colpisce il tavolino, Beppe Cormio è qui vicino a noi. E ora tocca a Simone Giannelli, 12 Itas, 11 Lube. Dobbiamo fare cambio palla e poi ci serve un break per tornare. Ci serve un break e ci sarà eventualmente Riclischi forse a dare un po' di linfa dalla linea di 9 metri. Ora però c'è prima da disinnescare Giannelli al servizio. Ricezione di Guantorena, perfetta De Cecco per Anzani che la mette giù. 12 pari. Vai Camil. Ora Camil Riclischi e poi a seguire Johan Di Leal. Bisogna trovare qualcosa di importante al servizio da questi due giocatori. Non ci si può più accontentare della logica del cambio palla, o meglio della ricezione punto. Trento è avanti. E soprattutto evitare Rossini. Serve Riclischi.
servizio non forte a una mano, va Giannelli per Podrascanin. Anzani ha un attimo di esitazione, bravo però Giannelli a una mano a imbeccare Podrascanin, che ha chiuso il primo tempo nel quarto metro, 13-12. Ora attenzione a Riccardo Lucarelli, e allora arriva il tempo di Blengini. Arriva il tempo di Blengini, perché ha bisogno di spezzare un po' le situazioni. Abbiamo dannatamente bisogno di fare questo cambio palla e poi di fare un break. Ci eravamo quasi andati vicino, perché eravamo nella condizione di aver messo in difficoltà la loro ricezione. Era stato bravo Camil, però è stato più bravo Giannelli e ancora più bravo il Potte a chiudere il punto. Ora siamo 13-12 per Trento, c'è il time out richiesto da coach Blengini. Il primo fischietto dell'incontro, Umberto Zanussi richiama le due squadre in campo. Siamo 13-12 con Riccardo Lucarelli al servizio per il sestetto trentino. A colloquio Giannelli con Lorenzetti a bordo campo. Pronto il trittico di ricettori della Lube, composto da Balaso Wantorena e Johan Di Real. Riccardo Lucarelli forte, e arriva l'ace di Lucarelli su Osmani Wantorena, 14-12, prima oddio, palla match Itas su Osmani, che va a coprire tantissimo Leal, che secondo me se ne va un passo in anticipo, cioè sì, forse si è la zona di conflitto di anticipo, secondo me lui se n'è andato. Se tu guardi la sua posizione di partenza adesso è esattamente dove ha ricevuto si fa chiaramente per drammatizzare, ma Lucarelli sembrava che lo sapesse, perché ha tirato a tre quarti di velocità proprio lì. Sì. 14-12, primo match point Trento. Lucarelli corto, altro ace, e la chiude lui, la chiude Lucarelli con due perle in battuta. 15-12, Trento espugna l'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, battendo la Cucina Lube. Noi siamo a votare l'MVP dell'incontro. Abbiamo entrambi votato Lucarelli, 25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15. Trento che quindi espugna l'Eurosuole Forum e va a condurre 1-0 nella serie di semifinale. Linea ora la regia, la riprenderemo per le interviste del dopo partita. Dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche si è concluso il match valevole per gara 1 delle semifinali playoff del 76esimo campionato italiano di pallavolo
Superlega Credembanca, Trento che si imposta 3-2 sulla Cucine Lube. Nel nostro salottino post incontro Simone Anzani, Ioan Di Leal. Partiamo con Simone Anzani. Ciao Simone, è andata male, partita sicuramente che ha vissuto un pochino a strappi, per così dire, poi nel corpo a corpo finale del quinto set i servizi di Lisinac e quelli di Lucarelli alla fine sostanzialmente sono quelli che hanno fatto la differenza. Sì, sicuramente è stata una partita che dalla parte nostra abbiamo giocato un po' singhiozzo, perché il primo set molto bene, il secondo così così, abbiamo non so quanti errori in battuta e tre errori generali, mi sembra 12, e abbiamo perso 21. Poi il terzo set ancora molto bene, il quarto giochi punto a punto, dopo logicamente quando sei sopra 3-4 punti, mi sembra che fossimo 14-11 o una cosa del genere, abbiamo preso un break sulla battuta di Lisinac, che è un grande battitore, sappiamo che si può fare. E dopo il tie break contro queste squadre dove ci sono, alla pari nostra, ci sono dei giocatori di altissimo livello, è questione di punti, infatti, finito 15-12 con due ace di Lucarelli. E niente, è gara 1, non bisogna fare drammi, tragedie, ma bisogna resettare, stasera ci dobbiamo rimuginare un po' e domani ripartire e pensare a gara 2, che è importantissima. Simone, sì. Ho un po' di rammarico personale per il quarto set, nel senso ho l'impressione che lì un po' ci sono state due difese di loro abbastanza fortunose e due decisioni di cui non ti chiedo di commentare degli arbitri, che erano un po' secondo me ai limiti del regolamento, specialmente quella su Lucarelli. Mettiamola così, era un momento che loro gli girava bene e quello forse è un attimo in cui la partita è sfuggita lì e noi stavamo avanti e loro sono stati in grado di ricucire. Ma sai, quando si fanno determinate azioni, come mi ricordo una difesa in tuffo di Lisinac lontana, mi sembra su un tuo attacco, il piede di Coi, cioè sono tutte, cioè sono cose che se uno vuole può, quindi dopo logicamente riesce a mettere a terra la palla in modo magari un po' fortunoso, magari con qualche errore nel nostro muro, e logicamente ti dà morale, ti dà quella spinta per poi andare a vincere il set, come è stato. Quindi e noi dovremmo magari imparare da queste situazioni. Ci è successo un paio di volte che abbiamo difeso e non siamo riusciti a fare un secondo tocco adeguato per mettere i nostri attaccanti nelle migliori condizioni di mettere a terra la palla. Poi logicamente stiamo parlando con una delle squadre più forti che c'è in questo momento nel panorama non solo italiano, ma come si è visto anche europeo, e bisogna fare gli applausi perché sono un'ottima squadra, però noi siamo la Lube e sappiamo che gara 2 sarà un'altra partita così combattuta e noi saremo pronti. Bene, ringraziamo Simone Anzani. Ora per Ioan Di Leal, innanzitutto Ioan Di, la prima domanda è: come stai? Tutto bene? Sì, diciamo che tutto bene, vai, io allenandomi uno 3 giorni e mezzo più o meno, e secondo me hai giocato una partita al massimo, ho intentato di tutto, ancora mi sento un po' che non c'è la forza, però andiamo avanti, ancora manca un paio di partite. Quindi la domanda che io ti faccio è: gara 1, poi tu i playoff li hai visti, li hai giocati in Brasile, in Italia, sì, insomma che l'inizio di una serie è importante, sì, ma non è decisivo. Quindi come diceva Simone, ora bisogna cancellare tutto e tu farsi in gara 2 con la stessa cattiveria, la stessa grinta che voi insomma conoscete bene e che avete già messo in mostra altre volte. Sì, questo è un capitolo un po' così, no? E secondo me abbiamo fatto una partita di alto e basso. Credo che loro si sia meritato la vittoria. 4-6, teniamo tutto per chiudere la partita, abbiamo fatto difesa, che questo dà una morale in più nella squadra, quindi hanno giocato bene e se dobbiamo complimenti a loro che hanno fatto una bella partita. Noi chiudiamo questo, non si prepariamo la prossima settimana, e giovedì siamo a Trento per lottare e poi vincere la seconda partita, che è importante.
La vedo col bicchiere mezzo pieno, come si dice da noi, quando il bicchiere è mezzo si può vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Dovevamo vincere 3 partite, ce ne sono ancora 4, ne dobbiamo vincere 3, quindi io direi che dobbiamo lanciarci con l'ottimismo e credo che hai inquadrato bene la situazione, dobbiamo trovare un po' più di continuità di gioco perché il valore lo avete, no? Quindi penso siete consapevoli di questo, cioè di avere il valore per poter battere Trento, dovete solo riuscire a metterlo in campo in modo continuo. Sì, sicuro, noi siamo una squadra forte, quindi dobbiamo mettere questo in testa e portarla a campo, che è quello che dà l'ultima parola. Sì, ho detto prima, no, chiudiamo questo, il campionato italiano è così, siamo 2 squadre di alto livello che si fa 2 errori, 3 errori, quello è la differenza tanto che si è visto in quinto set e ha chiuso così, non aspettiamo che era così, no? Però certo. Ha chiuso così, allora decansiamo un po' e lunedì portiamo lo che abbiamo fatto di male qua e lo portiamo giovedì alla Trento. Grazie. Bene, ringraziamo Ioandy Leal, lasciamo Lube che come dicevamo affronterà ora la trasferta di Trento per gara 2, posticipo televisivo, noi restiamo ancora sintonizzati qualche istante perché abbiamo vicino a noi Marco Podrascianin, volevamo sapere se era possibile magari sentirlo al volo, ma ce lo scippano per così dire, quindi dobbiamo comunque chiudere qua la radiocronaca di in diretta dall'Eurosole Forum di Civitanova Marche. L'appuntamento chiaramente con tutti gli amici, gli appassionati, sarà per gara 2 in diretta dalla BLM Arena di Trento, gara 2 della semifinale scudetto tra la Itas Trentino e la Cucina e Lube Civitanova. Da Fabio Petrelli e Stefano Donati ancora buon proseguimento di serata.